Ci troviamo nell'aula adriatica dell'Università del Molise, l'Unimol, perché fra poco si terrà un convegno sulla prevenzione delle calamità naturali, la protezione civile e il cittadino, come comportarsi in caso di calamità naturali. Ne parliamo con chi ha organizzato questo evento, con il presidente di Lions Club Termoli Host, presidente Musacchio, nome di battesimo Giuseppe. Allora, presidente, questo è un problema che si ripropone anche noi qui nel Molise, ne siamo stati vittime quest'estate, terremoti, anche maltempi, bombe d'acqua, insomma, chi più ne ha ne metta. Ecco, questo importante convegno oggi potrà darci qualche aiuto, qualche, diciamo, nozione in più per potersi destreggiare in casi del genere. Noi del Lions Club Termoli Host abbiamo pensato di organizzare questo convegno proprio per andare incontro alle esigenze dei cittadini, visto i problemi appunto, che si stanno verificando in questi ultimi anni. Abbiamo constatato appunto lo sconvolgimento ambientale, gli eventi meteorologici piuttosto pericolosi, l'aumento dell'attività sismica, come anche il dissesto idrogeologico. Quindi abbiamo pensato che era necessario organizzare un evento nel quale i cittadini termolesi avevano la possibilità di apprendere un po' l'ABC di quello che si dovrebbe fare quando ci si trova coinvolti in calamità naturali. Ci auguriamo che attraverso questo convegno possa passare un messaggio rivolto sia alla cittadinanza sia alle istituzioni. Quindi cercare di abbandonare quella concezione legata più alla gestione dell'emergenza, che di solito cerca di sanare disastri ormai già avvenuti, sostituendola con una cultura della prevenzione. Attraverso la prevenzione spesso grossi danni possono essere evitati e addirittura o comunque limitati. Quindi ci auguriamo che attraverso appunto quest'opera di sensibilizzazione della cittadinanza i termolesi possano comportarsi in maniera, tra virgolette, virtuosa, in maniera tale da evitare situazioni di grave pericolo. Per affrontare l'argomento in maniera piuttosto egregia abbiamo invitato delle personalità piuttosto autorevoli, oltre ovviamente al responsabile del team alert del Lions Club International del distretto 108A, Oreste Campopiano, abbiamo invitato il dottor Angelo Del Gesso, responsabile della formazione per la protezione civile, il professor Fabrocino, docente dell'Università degli Studi appunto del Molise, che ci parlerà dei problemi di staticità degli edifici, il presidente dell'Ordine dei Geologi, il dottor Delisio, e Antonio Plescia, dirigente della provincia di Campobasso. Noi ci auguriamo che appunto grazie all'aiuto di questi eminenti relatori possiamo affrontare l'argomento in maniera egregia e possiamo dare ai cittadini termolesi un buon bagaglio di informazioni che possono risultare utilissimi in caso di grosse calamità e di grandi pericoli. Del resto è risaputo che l'informazione su questi avvenimenti, su questi eventi, diciamo anche catastrofici, è sempre una cosa ottimale perché comunque può dare delle nozioni che possono salvare spesso anche tante vite umane, insomma. Sì, certamente. Ci Perché auguriamo che possa insomma, instaurarsi un ottimo clima di collaborazione, di mobilitazione che possa coinvolgere la cittadinanza, le istituzioni e le associazioni come la nostra le associazioni come la nostra che operano nel campo del servizio. Visto e considerato che oggi basta un semplice temporale che noi tutti quanti adesso chiamiamo bombe d'acqua, Sì, sì, possono sì. provocare disastri naturali e anche con morti davvero imponenti, insomma, Da quindi. sempre l'uomo ha imparato a convivere con le avversità naturali. Grazie proprio a questa sua capacità di adattamento, l'uomo è riuscito a sopravvivere e a Certo. evolvere nel corso di migliaia di anni. Quindi dobbiamo vivere questi eventi con una certa serenità, perché una volta che appunto abbiamo un giusto bagaglio culturale,
strutturale, appunto, che ci sostiene certo, in caso di difficoltà, penso che possiamo affrontarli e possiamo mettere in atto quelli che sono gli atteggiamenti più adeguati, insomma, alle situazioni. Grazie Presidente, bocca al lupo e buon lavoro.